Si chiama Chris Watts, è un uomo che vive in Colorado e sarebbe sotto stato di arresto. Avrebbe lanciato diversi appelli ai diversi media perché avrebbe denunciato la scomparsa dell'amata moglie, di nome Shannon, 34enne, e della piccola Bella e Celeste. Si sarebbero moltiplicati gli appelli fino però al terribile epilogo, infatti il 16 agosto i tre corpi erano stati rinvenuti su di un terreno di proprietà dell'impresa per cui Chris lavora. Si trovavano seppelliti in una grande fossa. Sarebbe stato quindi l'uomo in questione accusato vilmente di omicidio. Ma l'uomo si sarebbe difeso con le unghie e con i denti e avrebbe detto: "Ho ucciso solo mia moglie, le bimbe le ha ammazzate la moglie, mia moglie, quindi la povera Shannon." Insomma, chissà qual è la verità. Intanto però l'uomo si troverebbe sotto arresto. Sarebbe stato arrestato. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto. Ovviamente sarà molto difficile, sarà molto complicato dimostrare se effettivamente le bimbe sono morte per mano di Chris oppure per mano dell'amata moglie di nome Shannon. Fatto sta che però moglie e figlie sono morte, non ci sono più. Un saluto, riposate in pace, piccoli angeli.